Buongiorno amici e amiche, buon lunedì 1 febbraio 2021. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 5, versetti 1-20. Quando Gesù fu sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi». Gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo». Mentre risaliva sulla barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava per poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti erano meravigliati. Gesù libera un uomo tormentato dallo spirito del male, che conosce bene Gesù stesso, e il Signore vede che la persona indemoniata non ha più la sua libertà, ma è schiava del male. Anche noi ci lasciamo schiavizzare dal male ogni volta che non accogliamo il Signore. Gesù vuole che quella creatura sia libera e così scaccia lo spirito che la tormentava. Quell'uomo prova gioia nello stare alla presenza del Signore e vorrebbe stare sempre con lui, quasi che la vita non fosse una cosa buona. E quindi Gesù glielo impedisce. Anche noi a volte vorremmo rinchiuderci negli aspetti comodi della fede, nelle belle preghiere, dei pensieri teorici, per sfuggire alle difficoltà della vita. Questa però non è fede, è sottomissione. Il Signore non vuole questo. Ecco perché Gesù manda via quell'uomo affidandogli una missione: annunciare l'incontro avuto col Signore e le meraviglie che ha compiuto in Lui. È la stessa missione che il Signore consegna a noi nel battesimo. Dio non vuole che annulliamo la nostra esistenza per stare fisicamente sempre con Lui, ma che ogni nostro pensiero, ogni nostra azione sia sempre con Lui, sia con la Sua volontà. Il Signore chiede di andare a raccontare le meraviglie che Gesù ha compiuto nella nostra vita quando lo abbiamo incontrato. E tu hai incontrato il Signore? Cosa potresti raccontare? Buona giornata a tutti!